politica, sicurezza, economia e scienze umane. Queste le quattro ruote su cui avanza a tutto gas lo sviluppo multipolare pianificato al vertice di Samarcanda. Di fronte ai colossali cambiamenti del nostro tempo su scala globale, senza precedenti nella storia, siamo pronti con i nostri colleghi russi a dare l'esempio di una potenza mondiale responsabile e a svolgere un ruolo di guida per mettere un mondo in così rapida evoluzione sulla traiettoria di uno sviluppo sostenibile e positivo, ha annunciato il presidente cinese Xi Jinping da Samarcanda. A cambiare ritmo alla musica, oltre all'ormai certificata alleanza tra Russia e Cina, l'ingresso dell'Iran nell'Organizzazione per la Cooperazione di Shanghai, mandando definitivamente a gambe all'aria il gioco geopolitico di Washington che, ahinoi, aumenterà in modo esponenziale le pressioni contro i tre partner. Sulla questione ucraina, il presidente Vladimir Putin, durante la conferenza stampa finale, ha sottolineato che l'idea che l'Occidente abbia usato l'Ucraina per far cadere la Russia è sgradevole. Ma se dal fronte occidentale il piano è quello di scollegare le economie dell'Asia centrale dalla Russia, quello dell'alleanza russo-asiatica è di far passare la nuova Via della Seta dall'importante crocevia di Khorgos in Kazakistan. Per l'appunto, il primo viaggio di Xi Jinping dopo la pandemia è iniziato proprio dal Kazakistan, retrovia strategico della Cina che condivide un lunghissimo confine con lo Xinjiang. Sia il presidente russo che quello cinese sanno bene che l'Asia centrale, lungo le antiche vie della seta e benedetta da immensi ricchezze naturali, sarà utilizzata dai padroni universali come vaso di Pandora per intentare le solite rivoluzioni colorate e ostacolare l'integrazione euroasiatica. A conferma di ciò, infatti, il presidente cinese ha invitato tutti gli alleati a sostenersi e a proteggersi reciprocamente. È importante prevenire i tentativi di forze esterne di provocare una rivoluzione colorata e opporsi congiuntamente alle interferenze di altri paesi con qualsiasi pretesto. Di pari passo, fra le altre cose, avanza il partenariato euroasiatico proposto da Putin nel 2015, dove l'economista russo Sergei Glazev propose un nuovo sistema finanziario in contrasto a quello, ormai obsoleto, consolidato a Bretton Woods. Il quadro, quindi, è quello di un mondo multipolare dove, a quanto pare, le colonie europee non hanno il permesso di accedere, condannate da Washington al suicidio industriale, economico e sociale.